tornati a salute e istruzione per l'uso. Ma Cristina, stai partendo per un viaggio con questa valigia? Magari, Roli, invece la cassetta del pronto soccorso che contiene tutto ciò che è indispensabile avere in casa. Quindi partiamo dai farmaci, abbiamo il paracetamolo, l'aspirina, il cortisone, che sono farmaci da avere sempre a disposizione. Il cortisone addirittura, che cosa serve? Il cortisone deve essere preso nel momento in cui si ha una reazione allergica, che può essere una situazione anche inaspettata. Poi abbiamo per le piccole traumi in casa, in caso di ferite, la soluzione fisiologica, il disinfettante, e il cerotto e le garze, quindi per la medicazione e la copertura della ferita. Sì. Poi abbiamo... Vedo una pomata qua. Per le contusioni, una pomata che in caso di contusioni, quindi piccoli traumi, possiamo applicare innanzitutto il ghiaccio secco. Prima il ghiaccio. Prima il ghiaccio e poi la pomata per le contusioni. E questo ghiaccio come funziona? Guarda, devi premere qui, nel momento in cui però non si ha a disposizione questo ghiaccio secco, si può avere una borsa del ghiaccio normale da poter utilizzare. In casi particolari, sia persone che soffrono di pressione alta, utilizzare un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, averlo sempre a disposizione, così come in caso di diabete avere sempre a disposizione lo stick glicemico. E invece antibiotici, non dobbiamo tenere antibiotici in casa? No, rientriamo nella cosa un po' più particolare, cioè il paziente prima di assumere l'antibiotico deve essere valutato dal medico proprio. Poi questo dobbiamo tenere in ogni casa. Questo in ogni casa, però mi raccomando, lontano dai bambini. Non alla portata di mano dei bambini, perché se noi vogliamo che i nostri bambini continuino a ridere, allora noi dobbiamo tenere questa scatola lontano da loro. E invece si rivolgano da te perché piangono. Piangono perché i bambini col pianto ci manifestano qualsiasi loro necessità. Un bambino piange perché ha fame, piange perché ha il pannolino sporco, piange perché è annoiato, piange anche perché lo stiamo eccessivamente stimolando. Quindi sicuramente dobbiamo vedere il pianto non come una cosa che dobbiamo bloccare immediatamente, ma più che altro come una cosa che dobbiamo in qualche modo interpretare. Quindi il primo consiglio da dare ai genitori è: fermatevi un attimo, guardate il vostro bambino e cercate di capire perché il bambino sta piangendo. Ci sono diversi tipi di pianto? Assolutamente sì, ci sono delle caratteristiche generali del pianto che permettono di orientarci sul motivo del pianto stesso, per cui per esempio il pianto da fame è spesso un pianto che comincia con una bassa intensità per aumentare progressivamente se il bisogno del bambino non viene soddisfatto. Al contrario, per esempio, il pianto da dolore è un pianto molto spesso di intensità alta, costante, continua. Il bambino continua a piangere fino a quando noi non facciamo qualcosa per aiutarlo. Ma la mamma sa riconoscere o differenziare fra un pianto e l'altro? Io dico sempre che la mamma in qualche modo è il medico del proprio bambino. Molto spesso sono i genitori stessi che riconoscono ad esempio un pianto differente, che cominciano a capire o a suggerire al pediatra stesso che il bambino ha qualcosa di strano proprio perché il pianto è diverso rispetto al pianto che quel bambino ha normalmente. E il papà? Il papà sa riconoscere il pianto del bambino? Anche meglio di quello che ci aspettiamo, direi. Sicuramente non se si concia come si è acconciato il nostro Claudio. Vediamo un attimo. Lei sa come fa a smettere di piangere il bambino? Mia moglie me l'ha mollato, io non so come fare. Non mi aiuta? Come si fa a far smettere un bambino di piangere? No, quando piangono no. Così tanto, che devo fare? No, ma il bambino piange. Che devo fare qua? Prendo in braccio. Lo devo prendere in braccio? Prego. C'ho il bambino che mi piange in continuazione, come posso fare? Ma perché? Biberon. Dice che è fame? Ma perché? Piangono per fame oppure? Sono grande, non lo so. Anch'io, ma mia moglie mi ha mollato. Pazienza. Sto impazzendo. Grazie, mi abituerò, grazie. Signora, come può fermarsi un bambino qua? Piange in continuazione. Mi piange sempre. Piange il telefonino tu. Piange il telefono. Signora, mi dà una mano, sta piangendo in continuazione. Che posso fare per sto bambino? Mannaggia. Come si può fare? Ma secondo lei perché piangono i bambini? Sta piangendo in continuazione. Ma ha mollato, il ciuccio non ce l'ho, lei c'ha un ciuccio. Mi dà un consiglio? Che devo fare? Ah, dipende che c'ha. Ma cosa, di solito quando piangono così in continuazione, cos'è? Fame, sete? Piccolo. È piccolissimo, ti prego, piccolo. Jack. Come? È Jack. È Mr. Hyde. È Mr. Hyde, mi sa che c'ha ragione. Jack, ti prego, basta, non ne posso più, Jack. Vieni qua, vieni qua.
Allora Jack, ti fermo io. Buonasera signora. Qui Candid saluta e istruzioni per l'uso con Jack. A voi studio. Noi qui abbiamo scherzato un po', Marina, ma a volte può essere un campanello di allarme. Quando si deve allarmarsi un genitore quando il bambino piange e non smette a piangere? Ma sicuramente bisogna allarmarsi quando appunto un bambino, soprattutto un bambino generalmente tranquillo, piange in maniera costante, inconsolabile per tanto tempo. In quel caso è probabile che il bambino possa avere effettivamente un fastidio, un dolore, quindi in quel caso è bene che venga consultato il pediatra e che il bambino venga visitato. Dopodiché, in linea di massima, se il pediatra ha escluso qualsiasi causa di dolore, di problema sottostante, in quel caso è bene in qualche modo cercare di capire per quale motivo il bambino piange. I bambini hanno dei modi di autoconsolarsi in qualche modo, quindi dobbiamo anche cominciare ad abituarli a consolarsi da soli. Una situazione un po' particolare, Roli, è quelle che si chiamano coliche dei primi tre mesi di vita. Questa è una situazione in cui i bambini piangono veramente in modo inconsolabile, rendono i genitori veramente disperati perché continuano a piangere per ore e ore e ore senza modo di consolarli. Le coliche del lattante sono il motivo per cui spessissimo in pronto soccorso durante la notte i genitori arrivano disperati per il loro bambino. Si chiamano in questo modo perché sono delle coliche che durano proprio per i primi tre mesi di vita, per scomparire quasi in maniera magica alla fine del terzo mese di vita, e sono un disturbo complessivamente benigno, in gergo medico diciamo funzionale, cioè non sono dovute a una malattia organica sottostante. In quel caso la rassicurazione dei genitori e quindi del bambino è probabilmente la cosa che funziona meglio per gestirle. Nel dubbio è meglio chiamare la pediatra o andare al pronto soccorso? Per non correre dei rischi. Se il bambino piange, piange in maniera continua per tanto tempo, è bene che il bambino venga visitato, ma sicuramente non per ogni pianto. Andiamo da te, Loredana. ADHD, che significa? Questa sigla viene utilizzata per descrivere un disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività. Vorrei descrivere questo disturbo utilizzando l'immaginario di un bambino che si chiama Luca, ha 9 anni e a cui è stata fatta diagnosi di disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività, che ha come sintomatologia difficoltà attentive, quindi il bambino con difficoltà riesce a mantenere l'attenzione prolungata. È caratterizzato inoltre da iperattività, quindi vengono descritti bambini che non riescono a stare fermi, che sono agitati, e da impulsività, cioè bambini che con difficoltà riescono ad ascoltare quello che gli viene detto, spesso interrompono, non rispettano il turno della conversazione. Luca, con questo disegno, ha rappresentato due personaggi molto diversi, un vortice e un semaforo. Il vortice, che nella sua storia fantastica non riesce a fermarsi, non riesce ad ascoltare il semaforo e che tende a risucchiare tutto quello che c'è intorno. Lui ha descritto un suo malessere. Sì. Vuol dire che si accorge che lui non riesce a concentrarsi, che lui è agitato, che non riesce a continuare un'attività e passa da una all'altra, tutto quello che hai descritto prima, sì. Sì, Luca è un bambino che è in trattamento e quindi uno degli obiettivi della terapia è comunque la consapevolezza, perché se si diviene consapevoli delle proprie difficoltà, anche in età evolutiva, si può attivare una strategia alternativa, si può cercare di utilizzare altre strade e gli strumenti che vengono forniti e insegnati dalle figure di riferimento. E che quindi devono fare i genitori di Luca allora? Quando si accorgono che il bambino non ha più di tanto la capacità di mantenere una certa concentrazione? La cosa importante per i genitori è osservare e non giudicare il loro figlio, che spesso tende ad evitare ad esempio compiti in cui è richiesto un carico attentivo maggiore, e poi rivolgersi allo specialista, al neuropsichiatra infantile, che attraverso la somministrazione di una serie di prove potrà fare diagnosi del disturbo. Poi hai due disegni lì, il secondo è di Luca. Sì, questo è il finale della storia fantastica di Luca, in cui un semaforo e un vortice, che sono così diversi, in realtà possono trovare un accordo, quindi camminare insieme tenendosi la mano. Poi un sindrome di genere, se non viene curato, può avere delle conseguenze più nell'età adulto
Certamente Roli, infatti questo è un disturbo che ha un alto impatto sociale, significa che persone che sono affette da questo disturbo, se non viene trattato e diagnosticato precocemente, possono avere poi delle difficoltà a livello sociale, quindi sviluppare delle condotte devianti, avere dei comportamenti antisociali. Si è visto da diversi studi che ad esempio le ragazze prima dei 20 anni hanno un'alta frequenza a rimanere incinte o malattie sessualmente trasmesse. Tra l'altro siamo arrivati alla fine o al termine di questa prima puntata, ma voi potete seguirci sul nostro sito web, sulla nostra pagina Facebook e su Twitter. Alla prossima!